Ah, giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Ragazzi, in queste ore non si fa che parlare d'altro. Aurelio De Laurentiis vende il Napoli, Aurelio De Laurentiis ha offerto il Napoli agli americani. Comunque, questa indiscrezione è uscita fuori sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina. Ora, c'è stata già una smentita da parte del Napoli. Dove Aurelio De Laurentiis dice e il Napoli dicono: il Napoli non è in vendita, non stiamo trattando con nessuno, anzi, il presidente vuole coronare il sogno, vuole fare vivere dei grandissimi sogni ai tifosi napoletani. Allora, per prima cosa, se volete farvi dei grandissimi sogni, vi dovete iscrivere al canale di Neapolis 1926, che è gratis. Quello non dovete cacciare una lira, ragazzi, è gratis. Quindi, forza, che dobbiamo arrivare ai 3.000 iscritti. Detto questo, andiamo a leggere proprio l'articolo della Gazzetta dello Sport, che poi ve lo inserirò anche sotto in descrizione. Allora, la Gazzetta dello Sport apre con questo titolo: Aurelio De Laurentiis valuto alla cessione del Napoli. Ora, che sia vero o che non sia vero, ragazzi, questa affermazione della Gazzetta dello Sport ha fatto parlare molto sui vari social di Meta, quindi Facebook, Instagram, Twitter e varie altre testate giornalistiche in tutta Italia, perché voglio, se la Gazzetta lo riporta, lo sapete, la Gazzetta penso sia uno dei quotidiani più letti, sia su cartaceo che sia online, quindi è normale che poi tutti gli altri giornali gli vadano dietro. Comunque la Gazzetta dice così: il patrono azzurro ha aperto valutazioni, quindi sono valutazioni, secondo la Gazzetta, non è vera e propria vendita, ma sono valutazioni con Elysian Park, società con sede a LA, quindi Los Angeles, New York e Londra, che lavora ad ampio raggio sul marketing sportivo e grandi progetti. L'obiettivo è quello di valorizzare il marchio del Napoli nel mondo. Come sappiamo, il Napoli penso sia l'unica squadra in Europa che abbia lo sponsor Amazon sulla maglietta, penso proprio che sia proprio l'unica che abbia lo sponsor Amazon sulla maglietta. Quindi Aurelio De Laurentiis già, perché poi dobbiamo guardare, perché io so anche che sul mercato americano i prodotti del Napoli non arrivano e quindi se tu vendi a società americane puoi ampliare il tuo raggio di marketing, naturalmente, perché ci sono tantissimi tifosi azzurri in tutto il mondo e naturalmente se porti il nome, il marchio di un presidente americano, naturalmente tu esporti poi il marchio SSC Napoli anche verso l'America, ti ampli, diciamo così. Comunque, inseguendo i milioni di tifosi sparsi nel globo, come vi stavo dicendo io, ragazzi, loro puntano a fare un Napoli a livello mondiale, tipo il Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, perché ragazzi, la squadra con più tifosi al mondo, se non erro, è proprio il Manchester United. Ora, era anche prima che arrivasse Cristiano Ronaldo, perché ha tifosi in India, in Africa, ovunque, ragazzi, ci sono tifosi del Manchester United ed è una cosa allucinante questa cosa. Comunque, parallelamente però si muovono altre cose intorno al club azzurro, che a breve potrebbe ricevere richieste di acquisto da parte di altre entità interessate a rilevare la società. Fra i fondi, il colosso Sixth Street californiano sarebbe pronto a valutare seriamente l'acquisto del Napoli attraverso uno dei suoi fondi, un asset complessivo di oltre 60 miliardi di dollari. Quindi questi c'hanno i soldi a iosa, a non finire, ragazzi. È normale che tu dici: wow, se tu vendi a quest'altra cordata che ha tutti questi soldi dietro, per il Napoli sarebbe una svolta epocale, come il Napoli quando c'era Amazon dietro al Napoli, che poi non è mai stata confermata questa notizia, non è mai stato, però non è mai stata smentita questa dichiarazione dal Napoli, come in questo caso, ragazzi. Quindi qualcosa ci potrebbe pure essere attorno al Napoli, Amazon o altre cose. Comunque, per puntare anche alla costruzione di un nuovo stadio, sappiamo che il Napoli vuole costruire questo benedetto stadio da 40.000 posti. Ragazzi, parliamoci seriamente: uno stadio nuovo a Napoli andrebbe fatto, perché lo stadio San Paolo o stadio Maradona, chiamatelo come vi pare, non è più bello da vedere, ma all'esterno, perché all'interno è stato fatto lavoro di ristrutturazione, ma sappiamo i bagni sono fatiscenti, la tribuna stampa sì è stata rifatta, ma il resto, ragazzi, fuori è fatiscente come stadio, eh. Non è che se tu ci metti due tabelloni, ci metti i seggiolini nuovi, cambia l'estetica, cambia naturalmente l'estetica visiva a chi guarda da casa, ma chi va sempre allo stadio, ragazzi, è normale che dici: wow,
Voglio pure pagare 50 euro una curva, però voglio avere tutti i comfort anche nella curva, cosa che a Napoli non ci sono. Comunque, recentemente Sixth Street ha messo l'Italia nel mirino e a inizio anno ha acquistato proprietà immobiliari alberghiere in Costa Smeralda. E la politica dell'asset prevede altre forme di investimento nel nostro paese. Quindi loro, secondo la Gazzetta dello Sport, Sixth Street dovrebbe, siccome ha già comprato diverse cose in Italia, potrebbe avvicinarsi al mondo del pallone con la SSC Napoli. Come detto, la notizia è stata anche smentita dalla stessa Napoli, dicendo il club non è in vendita, non abbiamo intenzione di vendere il Napoli in questo momento. È normale, ragazzi, che Aurelio De Laurentiis non voglia vendere ora, dove può puntare a vincere qualcosa di importante con il Napoli e con Luciano Spalletti. Per questo, secondo me, è stata smentita questa voce. Però la voce di Amazon non è mai stata smentita così velocemente. Questa è stata smentita veramente velocemente, ragazzi, questa notizia. E quindi andrebbe presa, secondo me, un po' con le pinzette. Poi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste dichiarazioni della Gazzetta dello Sport. Io, come sempre, vi lascerò l'articolo in descrizione per potervelo leggere con calma, per farvi il vostro pensiero, ecco, di quello che ne pensate di questa potenziale vendita al Napoli su cordata americana. Come sappiamo, però, non è tutto oro quel che luccica, ragazzi, perché se la Roma, con tutti i soldi che hanno investito gli americani, doveva campare, doveva, secondo alcuni, doveva vincere lo scudetto entro 2 o 3 stagioni perché questi portavano un sacco di soldi a Roma, e invece poi, ragazzi, la Roma ha fallito clamorosamente tutti gli obiettivi. Ora è sempre in corsa in Conference League. Lo sappiamo, però la Conference League è praticamente uno scarto dell'Europa League, quindi io non vedo tutto questo clamore intorno a queste proprietà americane. Ora lo sappiamo, la Fiorentina ha anche se non erro, commisso, dovrebbe essere italo-americano. Lì stanno facendo veramente grandi cose. A Firenze stanno facendo un centro sportivo veramente grosso, ragazzi. Io lo sono andato a vedere, ho visto dove faranno il centro sportivo ed è immenso, ragazzi, il centro sportivo che vogliono portare nella provincia di Firenze. Normalmente non lo vanno a fare a Firenze centro, ma fuori Firenze. Però, voglio, se ti arrivano delle dichiarazioni e poi smentite, lo sapete anche voi che vanno prese con le pinzette queste dichiarazioni della Gazzetta. Poi puntano a fare giornalismo, è normale che debbano vendere, ragazzi. Quindi per vendere i giornali ti devi creare anche qualche scoop. Ora, se questo sia uno scoop o meno, il tempo lo dirà. Per ora, però, come già detto, il Napoli smentisce categoricamente la vendita dell'SSC Napoli. Questo era il mio pensiero su quello che sta uscendo in queste ore su internet e sui social. Fatemi sapere voi qui sotto, mi raccomando, nei commenti, cosa ne pensate. Se Aurelio De Laurentiis sia arrivato al capolinea con la sua gestione Napoli, o dovrebbe vendere il Bari e portare i soldi di una potenziale vendita a Bari a Napoli. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Mi raccomando, sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao, aiuto!